Ciao a tutti camerinici, io sono Nina e benvenuti in questo nuovissimo video horror di Roblox. Oggi ragazzi andiamo a giocare a Judy. Praticamente Judy ragazzi è un gioco horror di Roblox. Non è tanto horror magari per chi ci ha già giocato e sa quindi cosa c'è. Però comunque ragazzi per chi sa di aver paura di questi giochi un pochino horror, vi consiglio di non guardare il video. Beh, ecco, avete capito. E oggi ragazzi andiamo a fare un piccolo video tutorial che vi spiegherò come finire il capitolo 1. Ovviamente ragazzi dopo magari in un prossimo video andremo a fare il capitolo 2. Allora, io ovviamente ragazzi ci ho già giocato insieme a delle mie amiche. Anche ho provato a volte a giocarci da sola. Allora, aspetta, dobbiamo aspettare che entra. Ok, entriamo. Aspettiamo ragazzi che si carica. E poi comunque ragazzi, perché ci ho già giocato capitolo 1 più volte, tipo io ci ho già giocato un po' di volte, tante anche, praticamente sa che è abbastanza corto. Non è lunghissimo ma è abbastanza corto. Però invece capitolo 2 è più lungo, soprattutto quando non sai bene come si giocano i capitoli. È molto più lungo il capitolo 2 perché ha un sacco più di zone, un po' più di roba, insomma. Allora ragazzi, vi spiego la storia più o meno come l'ho capita io da tutte queste volte che ci ho giocato. Allora, praticamente c'è questa Judy che praticamente ha partecipato a un concorso che si chiama Forever Beauty. E praticamente era la prima, la più bella di tutta Hollywood, credo. Però dopo è diventata brutta, eccola qua. Però dopo è diventata brutta e quindi allora tutti quanti la insultavano e praticamente c'erano i giornali dove c'era scritto Judy ha perso la sua bellezza. E quindi allora ecco qua. Allora, eccoci qua, siamo entrati. La prima cosa da fare è... Cos'è sta roba? Non l'ho mai cliccata. Ah, ok, un frigorifero. Allora, dobbiamo accendere il generatore e dobbiamo salire qui. Ok, eccoci qua ragazzi, magari accendo la torcia così vediamo un po'. Adesso praticamente questa specie di treno nell'acqua, vi spiego un po' la storia. Allora, tipo, adesso, the front of the Judy, ok. Mi sono messa questa borsellina troppo carino da gattino. Allora, c'è Judy che stira e registra un video nel frattempo. Ok, normale, sì, normale. Normale, normale. Ciao Judy. Ciao, però comunque all'inizio adesso qua attenti che cade Judy. Vi avviso già. Ecco infatti, ve l'ho detto, è caduta Judy. Praticamente non spiega molto bene la storia, infatti devi un po' capirlo da solo la storia come funziona, perché ci sono dei giornali per terra che tipo parla Judy lost her beauty e roba del genere, e quindi ho capito un po' da sola la storia senza queste cose. Cioè, beh, in realtà non si capisce neanche, ragazzi. Cioè c'era solo all'inizio Judy che stia che registra e poi questi qua che fanno le fotografie. Comunque Judy ragazzi diventa cattivo ovviamente perché tutti l'hanno insultata, perché non è più bella, è tipo diventato un mostro, ecco. Ok, allora cominciamo. Ecco qua, dobbiamo stare sopra Judy, fa un po' paura. Ok, allora va bene. Allora ragazzi, comunque state attenti quando giocate a Judy. Magari quando vi girate, non in questo momento, c'è Judy che vi saluta. È vero, fidatevi perché mi è successo. E quindi dovete stare attenti. Allora, c'è un'altra. C'è, io al posto di andare a deliberare Judy ragno, io vado sempre qua sotto. Aspettate. Adesso io vado subito e mi nascondo lì dentro perché... Dobbiamo andare qua. Ok. Dobbiamo prendere questo agendino. Non so se va Judy. Vabbè, noi corriamo, siamo ancora Judy. È qua. Ciao Judy. Corriamo ragazzi, corriamo, corriamo. Dobbiamo andare qua dove ci sono i barili.
qua. Dobbiamo scappare, ragazzi, all'exit. Subito, subito, subito. Corriamo, corriamo, corriamo. Andiamo all'exit. Exit, exit, exit. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mio Dio, ho avuto già un sacco di ansia perché c'è Judy che ti segue. E poi è velocissimo, da ragno. Ok, siamo in un ospedale praticamente. Dobbiamo spostare questo. Ok. E buttare giù questo. Ora dobbiamo prendere questo perché ci dobbiamo abbassare la torcia, cioè la torcia, l'accendino, perché sennò quando vi abbassate la luce si spegne, quindi allora per avere un po' di luce. Andiamo avanti, 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 avanti. Qui. Madonna, c'è questo rumore. Dobbiamo andare qua sotto. Aiuto. Andiamo qua sotto. Ragazzi, non mi fa passare, come? Aspettate. Non mi fa passare, ok. Adesso qua c'è tipo Judy che si sta per fare la terapia. Ciao Judy. Ora dobbiamo correre giù. No, adesso ragazzi c'è la parte che io odio, perché c'è Judy che praticamente con la motosega e dobbiamo attivare tutti i power cosi, non so come si chiamano, ok? Dobbiamo attivare la l'elettricità per aprire la porta. Ok, eccoci qua, dov'è la exit? Ah. Ok, adesso siamo usciti fuori, adesso qua c'è Judy. Oh, no, 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 no. Allora ragazzi, io qua vado diretta, diretta perché non... Vabbè, comunque se mi scopre... Oh madonna! Noi andiamo veloci. Se ci scopre non so che facciamo. Allora corriamo subito. Ci sono tipo delle torce. Si vede una torcia lì. Sì, lì. Allora, la prima power coso da attivare. Vabbè ragazzi, sentite, la chiamo power coso. Allora. Oh madonna. Oddio, scusate. Allora dobbiamo andare. La prima è questa. Oh, oddio, gli occhi verdi. È lei, è lei, è lei. C'è qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Non ancora subito qua. Oddio. Accendiamo un'altra power. Dov'è Judy? Dov'è? Metto via. Ora. Madonna ragazzi, mi dimentico sempre il tasto shift per correre, perché a volte non mi corre. Devo andare nella caverna, perché è nella caverna che si trova il terzo power coso. Ciao a tutti. Accendiamo, ok. Ok, adesso dobbiamo andare sulla porta e praticamente ci troviamo una specie di casa. Specie. E dobbiamo spegnere le luci perché sennò Judy ci vede. Adesso, vabbè, sentite ragazzi, non so come spiegare bene i capitoli di Judy perché sono un po' difficili. E quindi allora basta che guardate. Prima cosa. Spegniamo la prima luce. Seconda. Ciao Giugi. Giugi. Abbiamo preso. Dobbiamo prendere tipo questa roba che c'è lì sotto. Vedete quella lì sotto, tipo una specie di sega. E dobbiamo prenderla però con tutte le luci spente, perché sennò Giugi ci vede. Dov'è la porta? Eccola. Allora, adesso questa è una parte dove ci sarà una specie di jumpscare. Non so perché mi piace toccare queste robe. Allora, ora dobbiamo andare qua. Ciao!
preso qua a compare giù. Non vi dico niente perché voglio lasciare suspense. Dobbiamo andare lì avanti. Oh madonna, mi fa sempre, mi viene sempre un colpo. Allora, prendiamo questo martello che c'è qua, che ci servirà per l'ultima parte. Infatti ragazzi, siamo già all'ultima parte praticamente. Cioè, quindi capite che è super veloce fare questa cosa per chi sa come si fa. E quindi magari per chi guarda questo tutorial lo saprà fare in più. Allora, abbiamo questo. Adesso ragazzi, no, io odio sta parte. Adesso qua c'è Judy, come si chiama? Eccola. Judy Brooke, praticamente quando si ferma noi dobbiamo spaccare le cose, però comunque io continuo a spaccare perché lei si ferma a caso. Mi ho tolto già un po' di pezzi, ragazzi. Ma non ci credo! Abbiamo già fatto! Aspetta. Ah no, non abbiamo fatto. Aspetta. Abbiamo fatto! Abbiamo fatto! È così veloce stato! Non vedo! Dobbiamo trovare l'exit ora. Eccola! Ok ragazzi! È stato semplicissimo, soprattutto... Adesso che guarderete il tutorial probabilmente credo che durerebbe poco, e quindi spero di essere stata chiara in questo tutorial, anche se non so cosa mi sia preso, non so più parlare proprio. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi date un pollice in su, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdere tutti i tipi di mio canale. E ciao al prossimo video. Ci vediamo al chapter 2. Ciao.